Yuki a tutti, ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi, dopo un anno di distanza, siamo tornati con Nicolas perché c'è un motivo importante. Il nostro, il nostro signore ci ha graziato con un'altra perla. Una perla incredibile. Investire tanto vi. Investire poco. La verità definitiva. Ma prima di tutto vi ricordo come sempre che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Magic Corner. Quindi se vi serve prodotto sigillato o carte singole trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. In più se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Digimon e anche quelle le carte panini, quelle con la firma, quella bellina, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Visto che un è incredibile Minchia Eh lo so Ho fatto pratica nel corso degli ultimi mesi Ho fatto una marea di video Quindi ormai sono diventato molto professionale Questa cosa tra l'altro è bello? Cosa? La copertina con PAURISSIMO Aspetta qual è? Comunque Ragazzi adesso andiamo alla reaction Qual è? Io non l'ho salutato Io non l'ho salutato Lo so ma Cavolo le persone ah. sono qua per vedere un video cringe Comunque PAURISSIMO quale... quale copertina dici? Ah Quella con oh. PAURISSIMO potevo capire quella coi vampiri che dice, paurissima, vampiri, ci posso pure stare però, nel senso anche l'ingranaggio con le sue enormi braccia metalliche, tipo il gigante d'acciaio potrebbe far paura lo ammetto, io ho pianto la prima volta che l'ho visto mi ha spaventato un botto probabilmente questo video lo guarderanno tre persone lo sappiamo già, però che fai, te ne privi, come dice il buon caro ciccio? No, che non te ne privi. Detto questo, io andrei a capire come... No, più che come, quanto investire, perché nel senso, io ultimamente so... Non ho in pausa, però sto investendo il minimo indispensabile. Se vale la pena sì, altrimenti no. Può essere che lui mi dice che devo investire tanto. Adesso non so se ultimamente sei comprato roba, però io mi sono dato una calmata. Devo mettere da parte un po' dei soldi. No, ho comprato il giusto e sempre se appunto avesse un senso l'acquisto. Che hai comprato Debellino? Ma lotti più o meno stupidi che erano molto tristi del tipo Guarda, piuttosto li butto via, vabbè dai te lo ho 10 euro Cioè, ah. questo è il livello dei lotti che ho ritirato nell'ultimo mese Ma lì da, da GameStop? Sì, sì Bene, vedo che comunque il giro ce n'è tanto di roba, sì. di roba buona Considera che la carta... Ah, in sei lotti Sì La carta migliore che ho trovato è una Sirenide Abyss qualcosa ultimate pur meno 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 cioè ti vogliamo anche un pezzo di carta cioè ah. cioè ti mando la foto vabbè. manca un angolo ma almeno i 10 euro li recuperi... però non è rovinato l'angolo cioè manca l'angolo non è rovinato manca proprio l'angolo <ride> no ma almeno i 10 euro li recuperi o no Oh, speriamo dici per ride l'ho preso tanto per vabbè i 10 euro ci stava comunque sia c'era qualche carta stupida ma niente che superasse i 3 euro a me è capitato di beccare un Live Ultimate un po' di Immortali Terrestri sempre Ultimate di gente che mi ha scritto su Instagram ragazzi vi ricordo eh, se volete liberarvi di roba e niente Adesso mi dovrebbe arrivare un ragazzo con due box di mamma che forse apriremo sul canale se, se me li lascia. Che edizione? Che edizione? Eh, Magnificent Mavens. No, dovevi ripetere la... Volevo fare la gag. Ah, Vabbè, Ok, e, e riproviamo. Mamma. Uh! Non l'ho capita la gag. Sta, Dai, la canzone... La, la canzone dei Beatles. Mamma. Uh! Ah. Di Beatles La che Beatles cazzo come Beatles che cazzo dico Vabbè, e Queen lascia, va, taglia, taglia, taglia 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 tutto assolutamente no Poi i can... Beatles i can... grandi Beatles la canzone era i Queen però va bene ok i Beatles eh? grande no grande. volevi fare la gag? adesso la tagliamo detto questo andiamo prima che danneggiamo anche la musica italiana allora, un, attimo, un attimo un attimo, attimo. torneo ti ho vinto un torneo T1 online con questo deck del 2002 Ah, Così, okay. un attimo, curiosità. Eh, Stiamo a tutti, ragazzi. Sono Anto Show... Ah, ha giocato il mago nero. Questo ok. Infatti, però nel 2002 c'era Ash Blossom. Come non detto, va benissimo. Allora, Stiamo a tutti, ragazzi. Sono Anto... Vabbè, Ti già, lo sai, detto? dai. Non è inutile che ogni volta, anche in questi video. In cui, no, facciamo un po' i professorini. Di sto cazzo. Se facciamo lì troppo vabbè, politicamente no, corretto, corretto. Per me. iscriverti, cliccare sulla campanella. Sono le questioni di rito, ragazzi. Lo sapete già. Oggi. Ragazzi, quindi, anche. Sotto, tassino iscriviti eh. E anche follow su Twitch perché a gennaio si ricomincia. Cioè, dopo il 15, appena mi licenziano dal Conad. Andiamo, soldi, no, vabbè, ma metterla sempre sul lato dei soldi. No, parliamo di stiamo investendo. Vogliamo capire se dobbiamo investire soldi. Spendere, ah no, vabbè, pure spendere. No, questo termine, caro. Oggi procediamo per esclusione. No, se non è zuppa è pabbaglia un po' come ci dicevano a scuola. No, qual è il termine giusto? Vai, adesso comincio anche con l'interrogazione. Nico, te lo sai qual è il termine giusto? Non è soldi, non è spendere Investire Tipo Investire Oggi vogliamo investimenti vede... Si vede che li, li vedo tutti i video Anto sono un bravo studente Grazie Investire Guarda, Evito di far battute Perché potrebbero essere pessime Tanto Investire Va bene. Poco. poco Questo è... Perché investire poco non è comunque un investimento Ma no, Lucio luce che c'è cioè... O oh, investe o non investe. È uno degli argomenti più importanti di Yu-Gi-Oh! Se non un qualcosa di basilare, ma è ciò di cui tante volte non si parla. E questo per svariati motivi, no? Un po' perché, ecco, questi soldi che io non a caso ho subito cancellato sono un tabù. Stai parlando di soldi investiti in un gioco di carte? No, sono soldi spesi, sono soldi... No, sto cazzo, sono soldi investiti. <ride> esatto, come ogni buon investimento. come. Sì, sì, no, c'è un sacco di gente... Che mi ha comprato Sprite all'uscita, e adesso il mazzo costa la metà, è stato un investimento ottimale. Perché il mazzo è forte. Non so poi se dopo con le top, sai, riprendi la... Cioè riguadagni quello che hai perso. Però, nel senso, attualmente non è che sia tanto in positivo. Eh. Una persona investe in delle scarpe, investe in una felpa, è molto interessante. No, se io mi sono comprato un paio di scarpe l'altro giorno. Ah, allora, me... la, la battuta adesso, tocca a non volevo farla. Che. Perché lui penso che come abilità imprenditoriali quest'uomo è in grado non di avere soldi investiti, ma soldi investiti. Infatti, ha detto che bisogna investire sulle scarpe. Esatto, Non volevo, volevo fare pure fregare la battuta. Però me la sono risparmiata perché dico è pessima. Però, cioè, quella camicetta così fiero. Una cosa, comunque, io investirò sulle nuove scarpe di Yugi. Probabilmente, se riesco, me ne, me ne compro un paio perché c'è un mago nero. Brandizzato Adidas. Se riesco a prenderlo dal Belgio, non è che ho fatto jackpot. Però ho eh. un bel mago nero. Brandizzato Adidas. Lo so, ho, ho visto. Cioè, le scarpe. Quando ho visto l'idea, dico: Caspita, Vole compro. Poi ho visto che fanno cagare. Quindi... No, le, scarpe, le scarpe sono terribili, dai. Fanno cagare tante. Cioè, io le comprerò. Forse comprerò un 43. No, un 49. Che è l'unico numero che era rimasto. Solo per il mago nero. Perché i figli di puttana sul market l'hanno caricato a 1000 euro. Che cazzo vuoi? È un brutto figlio di puttana. Ma come te permetti a farlo pagare 1000 euro? Che le scarpe le hai pagate 120? E te ce l'hanno regalato il mago nero. Prenditori di sto cazzo. Come qualcuno può investire nella formazione, no? E questa è l'epoca dei corsi. Tutti, corso su corso. Aspetta, il corso suo per diventare over e diventare pro player indiscusso? Il suo gruppo Telegram? Come far venire Ci sono No! Anche quelli, quelli... No! Ma no! Lo sai che ho visto un corso per fare l'esame della prostata? Prendi due dita e poi. Le infili e senti se è duro o meno, se è duro c'è la prostata infiammata, altrimenti la prostata va, uh, cioè, va bene, non... stai bene, non... se, se vuoi la prossima volta ci vediamo sentiamo se è la prostata infiammata. Nostra passione, una delle poche cose bellissime della vita, cioè toglieteci quello. Dopo la fregna sai c'è per forza Yu-Gi-Oh! <ride> Ah, no, scusa. <ride> Queste sono le colonne portanti della mia filosofia. E anche di Yu-Gi-Oh! Perlomeno dello Yu-Gi-Oh! ai massimi livelli competitivi di cui noi ci occupiamo. Se questo non ti piace, purtroppo non so come aiutarti. Chiudendo il video, ti aiuto Yu-Gi-Oh! ai massimi livelli, gli ultimi video. Dark Magician 2002. Ingranaggio antico Vampiro. Va bene. Pro e contro dell'investire tanto vi in è l'investire poco. Partiamo subito da un assunto molto molto importante. Yu-Gi-Oh! si basa su un fattore centrale. Ciò su cui si basano banalmente i giochi di carte, come Briscola, Magic, Hearthstone È crollato tutto. appena ho sentito briscola non ci ho, ho visto più sai perché casomai oh, l'anno prossimo esce il seme nuovo come fai? Yu-Gi-Oh! è un gioco che non molto diversamente da Fortnite si basa sulla fortuna no ho citato Fortnite non oh ha... ma cazzo Power incredibile come sia uno dei più grandi giocatori di Fortnite e sia arrivato lì per pura culo a caso eh, su Fortnite inficia molto il luogo dove atterri a Yu-Gi-Oh! è importante ciò che peschi di prima mano questo mi sembra basilare no? a calcio a tennis quelli sono giochi un po' Un po' più, miglior metafora della vita. 90 minuti di applausi per quest'uomo. Poi io non vorrei dire, ma nel momento in cui il mazzo te bricca, vuol dire che non l'hai buildato bene. Così a caso, eh, perché attualmente i mazzi. Briccano almeno il meta una barra due volte su 20 partite. Nel deck building, grandissimi giocatori americani come Yesin ce ne danno la dimostrazione. Si può fare, certo, come certa gente, la quale si mette lì ore e ore senza più una vita sociale, a pensare, ok, ma la build, ma questo, ma aggiungiamo questo. Si può avere talento in quello, però allora, non vorrei dire, si... ma... Impossibile creare una decklist e avere una vita sociale contemporaneamente. Assolutamente impossibile. Se tu vuoi creare una decklist, non puoi avere amici. Una ragazza, impossibile. Io non, non vorrei dire, ma passo la mia giornata immerso nelle carte. Studio, ho due lavori e comunque ho una vita sociale. Non vorrei dire, eh? Io ho due lavori, ma alleno. Ah, è vero. Scusate, <ride> ragazzi, perché cioè... io faccio allenamento, eh. Sei su quel cavolo di tavolo, non conta nulla, contano. Cinque di carte tavolo. che prendi in mano. Sei nel caso inizi per secondo. Qui intervengono i soldi. Non te lo aspettavi sto spiegone, eh. Devo perché i soldi? Sono a questo punto allora molto importanti. Perché ci consentono di ottenere quelle carte che abbassano l'influenza della fortuna sul nostro gioco. Vi siete mettendo? No, questioni? che se tu. Leggiate. No, no, no. Perché? Ovviamente no, perché se tu. Peschi le carte buone che costino 100, che costino 50 o 5 centesimi la carta buona. La possibilità è sempre quella. cioè, cioè eh, Al massimo la... dici tu spendi c'hai un mazzo più forte, più performante. Cioè, la fortuna c'entra poco. Diciamo. Sì, ma nella pescata, se, se c'è il mazzo da. Cioè, se hai il mazzo da 1000 euro, il mazzo da 50. Cioè, eh, la... cioè se cioè... peschi bene, peschi bene. Se peschi male, peschi male. Non sai, cioè, non cambia niente. Poi dipende anche come lo sai giocare. Perché se sei un cane. Eh, che c'hai la mano buona ma sbagli e allora sei stronzo te non è stronzo posso dirti una, una cosa la fortuna fino a una certa cioè tu considera questo per farti capire perché qualunque cosa lui potrà confutare quest'uomo verrà smentita da questa antitesi che sto per creare vai stavo con un cliente ieri e lui si diverte a giocare for fun con gli amici e io nonostante gli dica guarda ci sta a fare il mazzo for fun ma così è un po' troppo io a secondo il cliente perché devo rispettare le sue richieste Che posso fare un cazzo mi pare e Pff, lui ha creato un mazzo eroe con carte anche attuali Ok? Quindi, che so, c'è Dark Law, c'è Manicius Bane, eh, ci sono un paio di Vision. Però, tipo, le fusioni le fa con polimerizzazione per dire, nel senso che è particolare come mazzo. Oh, ciò nonostante il mazzo fosse non troppo performante, lui era, diciamo, giocato talmente tanto for fun che non è abituato a giocare serio. Ecco, la sua abilità di gioco era talmente bassa che io ho vinto 2 a 0, anzi 3 a 0, col mio mazzo Got Va bene tutto, va bene che ho le carte bannate però parliamo di un mazzo che ha <ride> mostri. Che Puoi evocare tipo 3-4 mosse a turno contro un mazzo GOT. Questo perché? Perché lui non sapeva giocare e io so giocare abbastanza. Quindi talento è una skill. Conta, cioè se lui io, ha se io un mazzo da 1000 euro e io gioco il mazzo GOT e vinco... È importante è un... sapere è giocare. Cioè sapere un... le catene... Lui, lui non sapeva come funziona, funzionavano le catene per dire. Quindi se non sai giocare... Non è che se c'è un mazzo forte vinci. Non funziona così. Bisogna sapere giocare, cazzo. No, ma qua è, è un discorso più complicato perché... È la fortuna, non importa la skill Qua è la fortuna che decide Poi arrivano i soldi che riducono la fortuna Cioè, tutto il meccanismo che si è generato grazie alla fortuna Non lo so cosa volevo dire, basta, andiamo avanti In una parola, le carte che fanno generare risorse Siano le più potenti E anche per l'appunto, le più costose eh, Non prendiamoci per il... Beh, non vorrei dire, ma Ferrir, Kastira Attualmente costa 80 euro E una ultra No 60 euro e una ultra Non genera nessuna risorsa Al massimo Se esce l'altro altro fanfare, Ma non ne genera così tante E comunque Sta a 60 euro Non c'è attualmente Una pot che costi così tanto Carte come Anfora dell'avidità Ancora oggi Stanno a tanto Ok Sì la comune Sta a 4, 5, 6 euro E beh cavolo È comunque <ride> Ma <ride> <ride> che cosa, cosa sto, sto dicendo ma Io non posso <ride> prendere Le cuffie E sbatterle sopra il tavolo Perché le cuffie Mi costano 200 euro Però <ride> Ah, io sono un coglione che diventa 2 euro le anfro. Non ti certo. O un euro quelle rotte. Sa ah, 6-7 euro l'anfro. Eh. No. Certo. A parte che, vabbè, anfora della verità stanno un paio d'euro. In qualsiasi versione. Però mi spieghi che cazzo c'entra! Che non si gioca Anfora della verità, è bandita. Tanto per un pezzettino di cellulosa. Carte come giara della prosperità è 100-150 euro a copia. A copia è una. 150 euro a copia. No, cop no, quando è uscito il video tipo settimana scorsa, quando ti ho scritto? Due settimane fa? Ma è un pochino che è scesa, o, o, o sbaglio? Ma sì, è stata tipo reprintata nei team e sta a 40 euro e da pack sta a 60. 150 va. euro a copia, va bene. 150 è quasi un playset. Sì, sì, no, io perché vorrei andare avanti, ma cavolo, bisogna buttarsi in mezzo ogni minima prova che dice. Una carta, quindi vuol dire che per fartene tre, 300 euro. Qui si potrebbe continuare, eh. Potremmo parlare delle carte che serciano. Potremmo parlare delle carte che sendano al cimitero. Potremmo parlare delle hand trap. O delle carte. Tutto questo non ci interessa. Basta noleggiare. E su questo noi ovviamente ci dobbiamo basare per investire tanto, per investire poco. Investire poco. Bene, investire poco, ovviamente, che cosa intendo per poco? Intendo spendere per un mazzo 50, 100, magari 150. So che sembrano cifre. Beh, nel senso, con 150 euro ti monti Flandrys e Flandrys è un mazzo 50, da meta, ma... cioè, oppure Exosister, che è un mazzo che agli eventi fa top. Cioè, per me, investire poco è, vabbè, una cinquantina d'euro per un mazzo e le Entrap me le compro reprintate. Va bene, quello è investire poco. Incredibili, eh? E per certe persone lo sono, eh, assolutamente. Ma la cruda realtà è che con queste somme, sì, magari porti a casa. Anche un mazzo che galera. Oh, ma tornando al discorso di de prima delle carte da briscola. Eh, con 150 euro riesco a prenderle tutte? Mm. Secondo me no, te ne danno metà. Adesso non c'entra niente, ma per fare casino all'interno del video, metterò una dragonica. Posto. possiamo procedere col video legge se vogliamo ma non porti a casa il top del top normalissimo questo porta a un'altra considerazione molto importante eventi magari internazionali anche dove è richiesto comunque anche un viaggio molto investimento di tempo a questo punto oltre che di denaro e eh beh forse è meglio non farlo e quindi potrò rimanere solamente ai local e quindi dobbiamo pensare a Ragazzi, non date retta a quello che dice lui. Io sono andato a tutti gli eventi ICS e nazionali ehm, e regionali. Me li sono fatti tutti. Come È stato le... pure all'europeo, eh? Sì, ma ma con mazzi del cazzo, quanti, quanti cazzi ho preso? Lo so solo io. Ho, vinto un, uh, ho fatto un top a un regionale e ho vinto un side event al Nazio. No, all'ICS. Però mi sono divertito un po'. Mi sono stato europeo 2019 con Necroz. Con Soprano della Vanità. È stato bellissimo perché più volte, forse te la sai, la, magari l'avrò già raccontata in live. Questa storia. Quindi sì. vai avanti. mi lasci così. Quella lì, lì che la gente chiamava il judge perché la, il sovrano era in italiano e nessuno lo conosceva. No, non Però... l'hai mai raccontato. Un... pacca. È bellissimo, io facevo la combo di primo turno che evocavo il soprano della vanità, ma la facevo sempre, era molto forte il mazzo, perché era inaspettato ed era anti-meta. Io evocavo sovrano della vanità di primo turno. Che dice che il tuo avversario non può evocare specialmente mostri. Io dicevo, You can special summon. E, e loro, Other players, You can special summon. Io, No, You can special summon. Vedeva la carta. In italiano, la leggeva. Non capiva la lingua. Judge. <ride> e questa scena si è ripetuta per tre volte. Per tre partite. Con tre persone diverse. Avevo bello. visto la carta. Judge. <ride> È incredibile. Il fatto che io gioco solo a dei local mi porta anche ad incontrare un certo tipo di persone. Sarò a contatto con un certo tipo di duellante. Probabilmente gli stessi duellanti che hanno scelto, un po' matrixianamente, come me, di investire poco. qui. Non è vero perché a Local se vado in Ancona io prendo il cazzo enorme perché... Mi becco Runic, mi becco Sprite, cioè mi becco Tierlamens, Shizu, ma più che altro perché le stesse persone che investono tanto si fanno anche local per testare, perché non credo testino sui simulatori, perché è da denuncia penale considerando che le, le mani sono sempre sbagliate, quindi di rimanere in basso. Non c'è niente di male in questo, eh? è semplicemente la pura verità, nuda e cruda. Non ci saranno per me opportunità di crescita se svilupperai un certo tipo di carattere. Carattere all'interno... Oh, finisce che alla fine ti impicchi se investi poco. Sempre spendere poco, magari cercare di elemosinare qualche carta. Magari l'amico ha aperto il box. Quindi, eh, ma mi dai quel token, mi dai questa carta, ho visto quella super. Quindi questo ti porta ad avere, alla fin fine, sempre lo stesso tipo di deck. Non è vero, puoi investire 50 euro su un altro mazzo. O vendendo quello che hai o lo scambi, si, si possono fare mille cose, ragazzi. Attenzione, perché per mazzi economici io intendo build. Non il mazzo vero e proprio. Del mazzo drago bianco può esserci una build, una versione economica, può esserci anche la versione competitiva. Nella versione economica, magari che so, senza draghi bianchi alternativi, senza Abyss, senza jet al giorno d'oggi parlando. Blocchi le special con un pachicefalosauro e finisce. Uno jet fa schifo, due pachicefalosauro se giocava nel 2000 e mai. Ah, beh. Diversamente nella versione competitiva, lì eh, vengono messi tutti in difficoltà, eh. questo vale per pressoché qualsiasi mazzo, mazzo mondo oscuro, mettici i nuovi supporti, mettici danger, mettici le giuste carte, fa un macello, mettici solo le carte degli structure deck usciti 14 anni fa, è molto diversa una Sono build dieci. economica che, che quindi va a perdere. Tutto questo perché la gran parte delle volte se gioco nei tornei e non sempre con l'amico, con lo stesso mazzo, io perdo... Un popolare opinion, molte persone mi diranno contro. No, ma io sì, quando c'era il Virtual World con 50 euro di mazzo, sì, me lo feci. No, ma sai, col Salamagna, eh. Dite quel che volete, le statistiche parlano chiaro. Se io mi faccio un mazzo da poco, in aspetta. cui investo poco, basta. Aspetta, aspetta, c'era scritto spacca quel like che trovo poco poco la persona che ha investito un po' di più che magari ha trovato anche il mazzo con il giusto metacoll già di base ontologicamente contro il mio mazzo e perdo punto basta c'è poco da stare a parlare. Poi si sì, possiamo parlare di persone che magari investono poco in un mazzo che in quel preciso momento del tempo è forte, ci mettono le giuste tech. Sono obiettivamente brevi a buildare il mazzo. Ok, lì possiamo parlarne, il win rate si alza leggermente, ma non potrete mai dirmi che una persona che investe tanto e che sa giocare ha un win rate più basso rispetto a qualcuno che investe poco e sa giocare. Mi ha distrutto tutti i sogni. E io che pensavo di andare a fare top con. Con Track. Cioè, c'ho ho investito tanto. Ho speso più di 350 euro per il mazzo. Perché l'ho fatto Max Rarity. Quindi, mi sa che non basta. Che merda. come? si fa? Beh, vendo tutto, mi do a Magic. Tanto. Sento Eugenio se mi trova un paio di Black Lotus così per giocare a Vintage. Quello che sta, vi sta vendendo è... Vabbè, investite poco? Siete dei falliti. State perdendo. Cambiate il gioco. Cioè, questo è un gioco per chi... I soldi ce l'ha, eh. Bisogna competere, bisogna vincere. Cioè, io mi po posso anche divertire. Nel senso, gioco, perdo. Mi diverto un po' di meno, però mi me diverto. Finalmente prendiamo una boccata d'aria pensando Adesso. a chi investe tanto. Investire okay. tanto che cosa okay. significa? Voglio, significa passare assolutamente le cifre. E quindi partiamo dai 300 fino ad arrivare anche a 800, 900, a volte oltre 1000 euro. I Lamens, mazzo meta con gli Shizu costa. 320 euro. I 1000 euro non so dove li vedi. Forse appena esce il mazzo del Mera. Ma tempo, mesetto, te lo fai a un prezzo più umano. Cioè, ci vuoi giocare anche i brief token? 100 euro, arrivi a 400. 1000 euro li vedo un po', un po così. Un perlereno, nel momento in cui sto parlando, posso fare tanti esempi. Eh? Ovviamente, io prendo in considerazione ciò che c'è in questo momento, in modo che sia accessibile a livello di astrazione per tutti. Un perlereno, quanto stava? 70 euro, come dicono alcuni che vogliono solamente fottere i venditori? Assolutamente no. Un perlereno Ma... tu lo trovi a 100 euro. O comunque, appena uscito, lo trovavi anche a più di 100 euro. Scusate. Allora, ragazzi, in prevendita questa carta stava sui 40 euro. Una roba del no 50. È salita a 70, è salita 80. Ha toccato i 100, ovviamente. Però, se siete dei testoni e non l'avete presa prima, ha toccato i 100, 120, non c'è mai arrivato. Guardate il grafico com'è attualmente, è solo in discesa. Cioè, quindi, questo vi fa capire che il mazzo e il meta ve lo montate con 300 euro. Tre carte imprescindibili per il mazzo, eh beh, 300 euro. Poi mettici anche i pezzi e quelli forti, mettici le fusioni, mettici magari mostri di extra importanti, Zeus, altri 20 euro, il side deck, le rarizzazioni, pensiamo a tanta roba, no? Ovviamente la rarizzazione non ti fa essere più forte. Ti fa essere solo un coglione se perdi. Nel momento in cui vuoi un mazzo meta, sul momento preciso, strabiliante, il T1 dove tutte le statistiche dicono sia il più forte, ci muoviamo su questo range. La mazzo meta, quando era uscito, costava 40 euro. Poi la gente si è resa conto che era forte e è salita a 100. Però, nel senso, se lo prendevate subito vi costava poco. Poi, ovviamente, sì. È uscita la magia, che prima costava 20 euro, adesso ne costa 35 perché non è stata reprintata. Quest'anno, perché Bac viene riprintato l'anno prossimo E quindi vi ritrovate Con il mazzo che costa attualmente 145 euro Tutto da pacco, le trappole delle arpie Da Dusa Da, da qui che cosa piante? ne consegue? Ne avevo bisogno eh, Abbiamo tantissimi benefici Perché qui di solito le persone arrivano a un bivio, no? Ci sono le persone Comunque non ha detto i vantaggi dell'investire poco Nel senso, c'è il portafoglio pieno Incredibile, non so te ma A me non me fa schifo Avece i... I 450 euro che non, sono, non spendo dall'altra parte in più in tasca li spendo in droga? persone che non lo accettano e che quindi. Si travasano da questa parte. Cercando. Stando lì, cercando tutti i trucchetti per. Ma no, cerco di od... farmi il mazzo di aragrimalamenti in altri modi. Eh, vabbè Vedo se mi scambiano la carta, mi regalano la carta. Mi fa. Finendo in gorghi bruttissimi, spirali che non auguro neanche al mio miglior nemico. Poi Cambiamo. cambiano mazzo. Vabbè, ma no, forse questo, quell'altro, vabbè, provo con il mazzo del 2010. Beh, forse sì, dai, lo cominciano a perdere. Li scoppiano continuamente. Poi magari smettono anche di giocare. Succede che qua se si gonfia la vena. Esplode e muori. Le persone che però superano questo step e, dicono, e accettano questo dicono: Ok, bene, io sono più forte dei costi. Io sono più forte, cazzo. Io. Posso investire bene, ha saltato questo ostacolo. Beh, ci troviamo però in un piano che dà tanti benefici perché tanto si ha la libertà. È sempre piaciuta. Voglio farmi il cazzo di mazzo del mago nero fatto bene con le rarizzazioni. Quindi, ecco altro punto. Posso scegliere magari delle rarity importanti senza star lì a prendere tutte le carte comuni in tedesco perché abbiamo parlato di lingua. Quindi non c'è problema sulla lingua. Carte in italiano, ma soprattutto di più. Le carte in americano lo sappiamo tutti. Non Costano di più, ma soprattutto si ha la libertà di scegliere lo stramaledetto deck che si vuole. Poi è possibile anche che si voglia un deck da collezione, eh. magari voglio il beatdown perché voglio avere il primo grande deck di Yu-Gi-Oh!. Bene, ho la libertà di prendere quel cavolo di deck che voglio. Voglio prendere il mazzo più forte del momento. Flow Wanderers Anche voglio. Non è il mazzo più forte del momento, ma va bene. Poi Shizu. Voglio quel che voglio, ho la cavolo di libertà no, senza star lì a fare i conti, voglio. in tasca. Senza... Cosa vuoi? Vuoi un panetto di droga, pure te? Qua arriviamo ad un altro punto, no? E qui si vince. <ride> qui si vince, tanto comunque si ha un win rate più alto. Qui si sì, vogliate dissentire, avete tutto il diritto di farlo, magari non sarò d'accordo con voi. E beh, però dovete Grazie. esprimerla anche Basta davanti alle statistiche. Che corrisponde anche a più soddisfazione. Che è in ultima analisi. Un altro cardine importante a cui abbiamo sempre teso. Qui trovi meno giocatori toxic. Sicuramente... Che cazzo Questa è la cazzata più grossa che potessi dire in tutto il video. Penso il competitivo è la zona dove trovi la fan base, quella tossica, quella terribile, che è pronta a culatte appena dici fai una fai o dici una cazzata. Che... <coughs> Mi è capitato un evento, era il remote duel. Io... Giocavo BA, era abituato a dire passo, quando dico passo è, dico vado in un phase, significa che vado in un phase d Volevo andare di scarma, lui mi ha detto, no, tu hai detto passo, mm, non, 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 non ci vai in un phase Col seno di poi io in un phase ci vado a prescindere, anche se dico passo Ah, mi sono fatto incurare. Però è un modo per dire che lì sta, sta, stanno col cervello a 6.000, pronte di. Ecco, adesso lo faccio. Adesso, adesso inculo qualcuno, eh? An anche per imbrogliato, ovviamente. Tu, te, la tua teoria invece sulla fanbase uh, di che investe tanto, che fa tornei competitivi. Non tutti, ma la maggior parte gente frustrata. Sì, che quando perdi dici, porca, troia io ho speso 300 euro per il mazzo e faccio pure schifo. Lì dopo vuol dire che sei un pessimo giocatore. Qui, dal momento che il raggio è più ampio, parliamo di un insieme più esteso, trovi praticamente tutti. E ben sappiamo quanto Yu-Gi-Oh a volte abbia, non per colpa del gioco, certamente anche delle devianze, delle derive abbastanza muscolari. Il ragazzino che sta lì, che ti prende in giro. Il ragazzino che cerca di trassarti eh, Il ragazzino che... Guerre tra poveri, no? La dico per com'è, ragazzi, eh Proprio a livello di pochezza all'interno eh, di un gioco in cui il rispetto è la prima roba che conta Anto, non io brega. sto cominciando da poco, ok? Arriviamo alla, alla domanda da un milione di dollari che tu avrai Che tanti di voi avranno adesso Io voglio cominciare, sto per cominciare A Natale mi vogliono fare un mazzo Voglio comprarmi un nuovo structure Cosa devo fare, Anto? Dove mi devo porre? Non iniziare con poco investi investi per davvero soprattutto a livello di cuore a livello di anima io ho dato il mio polmone destro mi hanno dato 6.000 euro e da lì ho iniziato a investire cioè, avevo i soldi per poter per poter giocare giusto grazie Andro non, non c'era arrivato il mercato nero non è per tutti eh detto questo dopo sta grandissima mole de stronzate ringrazio Nicolas per essere stato qui e avermi seguito in questo mistico viaggio che Antoshow ci ha fatto fare negli ultimi 50 minuti perché è sta... sembravano 20 da video, poi sono diventati 50, magia. Grazie, mi raccomando ricordate tutti, tifone nega detto questo ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo mercoledì, sempre qua con il podcast. Ciao a tutti